per assistere a questa attesa partita di ritorno della Supercoppa europea. Fabio Capello, un tuo giudizio: riusciranno i tedeschi, che hanno chiuso 0-0 all'andata, a resistere alle folate degli scozzesi, che sappiamo su questo campo sono imbattuti da 3 anni? Beh, sicuramente è un campo difficilissimo per tutti, meno male vediamo che il terreno sembra in condizioni perfette e quindi sarà molto bello per tutte e due le squadre giocare su un terreno simile. È difficile sicuramente per l'Amburgo poter vincere su questo terreno, però dopo le contestazioni avute soprattutto dalle due punte dell'Amburgo, Schneider e Wuttke, che sono stati sul punto di essere lasciate fuori dal loro allenatore Happel, ma i giocatori, come sappiamo, si sono riuniti e hanno deciso di dare fiducia ancora a questi due giocatori. Speriamo che questa sera, appunto, per la squadra tedesca, queste due punte, Schneider e Wuttke, riescano veramente a concretizzare il lavoro che il centrocampo e la difesa dell'Amburgo riesce molto spesso ad effettuare. Un centrocampo molto forte questo dell'Amburgo, però dovrà controbattere contro una squadra altrettanto forte, altrettanto pericolosa come questo Aberdeen, che in casa sappiamo è una squadra estremamente pericolosa, una squadra che ha, secondo la mia opinione, in Strachan il motorino vero e proprio di tutto il centrocampo. All'attacco c'è McGee e Ware, che sono due giocatori molto pericolosi, oltretutto sono giocatori estremamente efficaci quando si trovano al limite dell'area di rigore. Penso che sarà molto dura per i tedeschi poter concretizzare il lavoro e portare a casa un risultato, però nel calcio non si sa mai. E ora, mentre le squadre stanno entrando in campo, la parola alla regia per uno stacco pubblicitario. Ed eccoci, signore e signori, con le immagini sul Pythagore Stadium di Aberdeen. La partita è iniziata da 20 secondi, l'Aberdeen alla sinistra dei vostri teleschermi e schiera questa formazione, almeno così è stata annunciata. Ora controlleremo durante lo svolgersi del match. L'Aberdeen dunque alla sinistra in maglia bianca, mentre l'Amburgo è nella tradizionale casacca rossa alla destra dei vostri teleschermi. Aberdeen schiera in porta Leighton, Terzini, McKinney e McMaster, McLeish e Miller difensori centrali, Simpson, Strachan, Bella a centrocampo, Hewitt, McGee e Ware in attacco. Queste almeno le formazioni annunciate. Purtroppo la regia scozzese non ci ha aiutato nel darci le formazioni e le controlleremo ora mentre si sta giocando. L'Amburgo schiera Stein in porta, Schroeder e Overmeyer, Terzini, Jacobs e Hieronymus in difensori centrali, Artui, Rolf e Magath in centrocampo, Wuttke, Schneider e Von Isen, Ogro in attacco. Ora vedremo appunto di controllare queste formazioni che la regia scozzese non ci ha dato. Intanto vedete inquadrato il terzino McKinney, che sostituisce il gigantesco Rugby, e ora è il capitano Miller, il capitano d'Aberdeen, un giocatore che fa parte della nazionale scozzese, che serve sulla sinistra, dove viene in avanti John McMaster. Quindi abbiamo McMaster confermato terzino sinistro e McKinney confermato terzino destro, a differenza della partita di andata che vide invece Cooper terzino destro e Rugby terzino sinistro. Ora vediamo inquadrato Kals, e quindi anche nella formazione dell'Amburgo c'è una novità: rientra Kals, che era infortunato e gioca con il numero 2 al posto probabilmente di Schroeder. Ecco la manovra a centrocampo da parte di Strachan, ha toccato lateralmente per McKinney, ancora Strachan, va al tiro, para Stein. Viene in avanti ora Magath, che gioca con il numero 10, ha scambiato con Groh, ancora Magath, il servizio è sulla sinistra per l'avanzante terzino Wiemeyer. Wiemeyer tocca al centro, Groh ha scambiato ancora con Rolf, perde la palla Jacobs, la recupera Schneider, lo attacca Bell, Bell gli toglie la palla ma commette fallo e il signor Brummeier della Federazione Austriaca, che dirige l'incontro, decreta il calcio di punizione in favore dell'Amburgo. Inquadrato Dieter Schneider, 25enne centravanti della formazione dell'Amburgo, sostituto del grande Rubesch. E ora un primo piano anche per il signor Brummeier della Federazione Austriaca, che dirige l'incontro. Ecco Magath al tiro, palla deviata e per poco Leighton non viene ingannato dalla deviazione effettuata da McKinney. Ecco che va a battere il calcio d'angolo Manfred Kals. Sono trascorsi 3 minuti e 20 del primo tempo, 0-0 fra le due squadre. Il colpo di testa di Jacobs e la palla che termina
In fallo laterale, ecco inquadrato Jacobs, lo stopper della formazione del Hamburgo. E ora è John Layton, il portiere della formazione dell'Aberdeen, che si appresta a rimettere la palla in gioco. L'intervento è di Hartwick, lo attacca Bell e la palla finisce in fallo laterale. Rimesso in gioco e c'è un fuorigioco di McGee decretato dal signor Brummeyer, che dirige l'incontro. Si riprende dunque con un calcio di punizione in favore dell'Hamburgo, mentre avete visto inquadrato con il numero 9 Mark McGee, centravanti della formazione dell'Aberdeen. In azione di Jacobs, quella di Hartwick, il colpo di testa, l'intervento da parte di Bell, la palla in fallo laterale, l'intervento di Strachan, il lancio in avanti per McGee, l'intervento di Simpson fermato, lo scatto sulla sinistra da parte di Wiemeyer, terzino fluidificante, Schatzschneider attaccato da Miller, tocco in avanti e Rolf, e la palla finisce fra le braccia di Leiter. Vediamo anche con il numero 5 McLeish, il gigantesco stopper della formazione dell'Aberdeen, e ora il capitano Miller in possesso di palla. Lo scambio è con McKinney, il lancio in avanti, Schroeder e Wiemeyer, intervento di ora McMaster, la palla viaggia verso Jacobs, attaccato da Simpson, con l'intervento di Gropo e quello di Bell, e la palla finisce in fallo laterale. McMaster, Bell, ancora McMaster, sbaglia il passaggio il difensore dell'Hamburgo, si inserisce McKinney, poi salva Jacobs. Ora Miller è in possesso di palla, apre sulla destra per Strachan, il lancio di Strachan in avanti verso Hewitt, McGee. Se ne va McGee e parte il cross con un'uscita del portiere Stein. Intanto Capello mi pare di notare che non gioca Hieronymus e credo che quindi il secondo stopper sia Schroeder e non... Quindi abbiamo Jacobs e Schroeder. Purtroppo siamo impossibilitati a confermarvi quanto diciamo, attendiamo un primo piano della regia scozzese per capire il cambio che è stato effettuato all'ultimo istante da parte della formazione del Hamburgo, che ha schierato calza sorpresa e probabilmente ha lasciato negli spogliatoi il libero Hieronymus. Ecco intanto Jacobs, mentre Schatzschneider è finito a terra. Magat verso Gro, Hartwig. E Kaltz che va al cross. E avete visto che ha tentato Rolf di intervenire, mentre vedete un primo piano di Gro, ma la palla è stata presa facilmente del portiere Leiter. Strachan imposta un'azione per l'Aberdeen scambiando con Mark McGee, ancora Strachan, un intervento di Schatzschneider su Simpson, ecco Ware, possesso di palla e c'è l'uscita di Stein, Ware aveva superato Kaltz e ora c'è un intervento di Hartwick. Avete visto la pericolosità dell'ala sinistra del Aberdeen, Ware, con quale facilità dribbla l'avversario diretto e rimette al centro dei palloni veramente molto pericolosi. Sotto bravo Stein a anticipare il cross e respingere di pugno. Alle sue spalle infatti c'era McGee libero che aveva potuto facilmente incornare a rete. Molto pericoloso questo giocatore, è un giocatore veramente molto interessante, giovane, da seguire. Purtroppo l'Aberdeen è una formazione che ha, non ha problemi finanziari, squadra molto ricca e
è riuscita a creare una formazione molto pericolosa, molto forte, anche per questo motivo non ha mai venduto i propri gioielli. Inquadrato intanto Simpson, autore del fallo, battuta la punizione da Magath, e Schroeder che ha scambiato con Wiemeyer. Jacobs ha lanciato ora Kaltz. Mentre Capello mi conferma che il numero 5 della formazione dell'Amburgo è Schroeder, come avevamo avuto impressione, quindi Ernest Happel all'ultimo momento ha mescolato un po' le carte cercando di confondere le idee ad Alex Ferguson, l'allenatore della formazione scozzese, che invece ha schierato la formazione che aveva annunciato, cioè Leighton in porta, McKinney, McMaster, terzini, McLeish e Miller difensori centrali, Simpro, Strachan e Bell a centrocampo, Hewitt, McGee e Ware in posizione di attacco. Ed è proprio Hewitt in azione, fermato dalla difesa dell'Amburgo. Azione impostata da Schatzschneider. Sbaglia il passaggio, Rolf, e si impossessa della palla McKinney. Azione ora impostata da McMaster. Il lancio in avanti, intercettato. E c'è il lancio per Wiemeyer. Ecco Wiemeyer in azione, ha scambiato con Jacobs che ora viene in avanti, quindi Jacobs in pratica fa la funzione di Hieronymus, che sapete tutti era il libero che veniva spesso in avanti nella formazione dell'Hamburgo, mentre Schroeder praticamente sostituisce Jacobs rimanendo a fare lo stopper fisso. Ecco Jacob per Schatzschneider, McLeish è intervenuto, poi c'è stato un liscio di McKinney, Wiemeyer tenta il passaggio filtrante, Magath, Schatzschneider, anzi, e Wiemeyer interviene e mette in fallo laterale. In azione ora la formazione dell'Aberdeen con Bell. La palla viaggia verso McMaster. Un lancio in avanti. E scusate cari telespettatori, ora ci dobbiamo correggere perché abbiamo visto che Hieronymus si è tagliato i capelli ma è regolarmente in campo con il numero 5. Quindi le diavolerie di Happel hanno portato a questa formazione, finalmente risolviamo il giallo, ci scusate, stiamo vedendo dal monitor come voi, purtroppo la regia scozzese non ci ha aiutato. Allora, è stata avara. Diciamo, ecco, tipicamente scozzese avara, Ernest Happel ha confuso le carte in questo modo, ha schierato all'ultimo momento Kaltz che non doveva schierare e Wiemeyer terzini, poi Jacobs e Hieronymus che gioca con il numero 5 e si è tagliato i capelli, non sembrava più lui, ora lo abbiamo visto bene in viso e l'abbiamo riconosciuto. Poi, invece di schierare un attacco a due punte, come aveva annunciato, ha lasciato fuori Wuttke e ha schierato Rolf con il numero 11, Magath con il 10, Schatzschneider punta con il 9, Hartwig in centrocampo e Groh con il numero 8. Quindi in pratica l'Amburgo gioca con una sola punta. C'era stata molta polemica la vigilia, Magath si era fatto promotore di una specie di rivolta della squadra contro i due nuovi, Schatzschneider e Wuttke, colpevoli secondo i giocatori dell'Amburgo di non impegnarsi, di giocare in modo troppo personale. Alla fine si è arrivati a una mediazione che ha accontentato un po' tutti, fuori Wuttke, dentro Schatzschneider, anche perché in panchina i tedeschi non avevano un bomber, un uomo di potenza come Schatzschneider da sostituire, e hanno optato quindi per una soluzione a metà che vede una sola punta e un nugolo di centrocampisti intorno a questo punto. La Berdina invece ha mandato in campo la formazione annunciata e ora al 13° minuto del primo tempo le squadre sono sullo 0-0, vi ricordo che la partita di ritorno della Supercoppa Europea da Aberdeen, sta piovendo su Aberdeen e i giocatori sono naturalmente in difficoltà. La partita di andata, che si è giocata il 22 novembre scorso, si era chiusa sul risultato di 0-0. C'è una fuga di Dougie Bell che mette però in fallo laterale e la rimessa in gioco è affidata al terzino Kals che fa il suo rientro nella formazione dell'Amburgo dopo un periodo di infortunio. Lancia in avanti, poi Hartwig rimedia all'errore di Kals,
l'intervento di McLeish, che controlla la situazione e poi tocca all'indietro per il proprio portiere Leighton. 13 minuti di gioco dunque Capello, mentre vedete anche sopra la pioggia come è fitta. Capello, un tuo primo giudizio sulla impostazione tattica della squadra mentre Mark McGee cerca di andarsene, interviene Stein e lo ferma. Beh, è chiara l'impostazione da parte del tecnico dei tedeschi, Appel ha paura di questa squadra, ha rinforzato il centrocampo, tanto che ha messo Rolf all'ala sinistra con il numero 11, gioca con una sola punta, Sean Snyder, che probabilmente è adibito a fare d'attore per tutti i centrocampisti che a turno si inseriranno, si inserirà anche questo Vemaier, questo terzino sinistro, ecco il possesso di palla, i quali sono molto pericolosi quando riescono a entrare in possesso di palla, sono in possesso di veramente un tiro efficiente verso la porta difesa da Leighton. Direi che anche il signor Appel, che ha sempre predicato un calcio d'attacco, questa volta ha dovuto dare retta ai giocatori e appunto creare una squadra più propensa a difendersi e a mantenere il possesso di palla. È una squadra, questa dell'Aberdeen, che in casa va veramente temuta, è una squadra molto forte, ha dei giocatori veramente abili a mantenere il possesso di palla e a dribblare e a scavalcare i propri avversari diretti. Quindi direi che l'Aberdeen da parte sua è impostata nella solita maniera di tutte le squadre inglesi e scozzesi, quattro giocatori in linea con due giocatori centrali molto abili nel gioco aereo, anche se questo Miller non è eccessivamente forte, soprattutto nel gioco, non tanto nel gioco aereo, non è di stazza notevole, e quindi un giocatore che è più propenso al gioco si inserisce molto spesso al centrocampo. Abbiamo visto nel frattempo che l'Hamburgo continua a applicare la tattica del fuorigioco, una tattica che sta dando i suoi frutti, però è altrettanto pericolosa se questo signor Ferguson, che mi sembra un tecnico veramente preparato, è riuscito nel frattempo e negli allenamenti e nei giorni precedenti al match a creare un certo automatismo per appunto sconfiggere questo tipo di gioco, che è un gioco abbastanza ostruzionistico, che mette spesso in difficoltà le squadre, soprattutto di scuole inglesi, quali sono portate nella maggior parte con le due punte a giocare all'attacco in avanti e a chiedere sempre passaggio in avanti. Intanto avete visto un'altra fra i due numeri 7, Strachan, che è il numero 7 ma non è un'ala, è un centrocampista, e Schroeder, schierato con il numero 7, è un terzino centrocampista, quindi Appel gioca molto coperto, temendo la furia degli scozzesi. Viene in avanti ora McKinney, il cross è deviato da Vemaier, la palla raccolta da Bell, poi c'è un tentativo da parte di Mark McGee, si tratta di un calcio d'angolo. Vedete, fa molto freddo, intanto rivediamo l'azione. Siamo il cross da parte di McKinney, c'è un strano rallentamento da parte della difesa tedesca, questo tentativo di rovesciata di McGee che non colpisce bene la palla, c'era sulla sinistra Ware che probabilmente poteva entrare in possesso di palla, e in questo momento c'è un fallo sul portiere Stein che ha riuscito molto bene. Sarà difficile per il portiere tedesco uscire, perché avete visto a volte che la pioggia, c'è anche un vento che sembra dare abbastanza fastidio. Quindi per tutti i portieri questa sera non sarà facile nelle uscite prendere sempre il pallone. Inquadrato intanto il portiere dell'Amburgo, Ulrich Stein, 29 anni, portiere che tutti ben conosciamo per averlo ammirato nella partita contro la Juventus finale di Coppa Europea. Intanto c'è un tiro di lui che termina fra le braccia del portiere tedesco. Tirano da lontano gli scozzesi sapendo che il terreno viscido può mettere in difficoltà il portiere avversario. C'è un tentativo da parte ora dell'Amburgo, con un'azione impostata da Magath e proseguita da Schroeder, un tentativo da parte di Vemaier con un lancio respinto dal capitano Miller, un intervento di Rolf, poi Vemaier, lavora la palla Vemaier mentre Strachan gliela toglie, e c'è poi un intervento da parte di Bell che toglie la palla al giocatore dell'Hamburgo. Io penso sarà un duello molto interessante questa sera fra due giocatori estremamente bravi, Vemaier e Strachan. Strachan è un centrocampista, come hai detto tu prima, gioca numero 7 ma gioca a centrocampo, ma normalmente quando deve difendere in fase difensiva va sempre a chiudere nella zona destra. Ecco il possesso di palla Strachan, mentre Vemaier gioca con numero 3, terzino sinistro dell'Hamburgo. Il cross di McKinney e l'intervento molto preciso da parte di Manfred Kaltz che salva la situazione. Intanto c'è un tiro fortissimo da parte di McMaster con parata molto sicura da parte di Stein.
inquadrato John McMaster, autore del tiro di poco fa. È stata molto bella l'azione dell'Aberdeen, avete visto sul cross erano avventati ben due giocatori, aveva respinto come ha potuto la difesa dell'Amburgo e sopraggiungeva McMaster che ha subito di prima intenzione calciato di drop e la palla fortunatamente per Stein è finita fra le braccia. Miller ha detto a Strachan che chiama alla collaborazione il portiere Leighton. La Supercoppa europea che si gioca questa sera è stata ideata nel 72 dal giornale olandese The Telegraph, che mirava allora ad opporre il grande Ajax, vincitore della Coppa dei Campioni, ai vincitori della Coppa delle Coppe. Infatti nei primi due anni, 72 e 73, vinse l'Ajax. Nel 74 non fu disputata, poi abbiamo le vittorie della Dinamo Kiev, Anderlecht, Liverpool, Anderlecht, Nottingham Forest, Valencia, 81 non disputata e nell'82 quindi detentore l'Aston Villa, gli inglesi dell'Aston Villa. Intanto si è fatto male il capitano Miller, che è rimasto a terra, si tocca la coscia, interviene il massaggiatore dell'Aberdeen. Ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave, perché è un giocatore molto importante per la difesa dell'Aberdeen. Dicevo che quindi con due vittorie sono solo l'Ajax e l'Anderlecht, mentre nessuna squadra italiana ha mai vinto questa Supercoppa, che vanta anche tre vittorie di squadre inglesi, appunto Liverpool, Nottingham Forest e Aston Villa. L'Aberdeen è una squadra che sta attraversando un ottimo momento, si diceva è la rivelazione della scorsa stagione, ma sta dimostrando di essere ormai una realtà, è in testa al campionato scozzese che conduce con, intanto si è rialzato Miller, che conduce con 28 punti davanti al Celtic che ne ha 25, ma che è impressionante Fabio dell'Aberdeen, che in 15 partite ha vinto 13 volte, 2 pareti, 2 sconfitte, ha segnato 43 gol subendone solo 9. Ha un attacco fumicotone, come si diceva prima, dei giocatori molto abili in attacco. Dove tutti segnano, perché non c'è un cannoniere. Sì, ma perché sono tutti bravi, questo è il problema, tutti segnano quando tutti sono capaci di, appunto, di liberarsi di uomo. Avete visto adesso con quale facilità aveva saltato Kalf, anzi era Hardwick. Comunque questo è un giocatore veramente interessante, come peccato che non giochi Black, questo è quel giocatore che personalmente mi piace moltissimo, è un giocatore molto abile, soprattutto un giocatore d'area di rigore. È stato molto criticato da Jock Stein, selezionatore della squadra nazionale scozzese, questo Weir, che è una punta fissa della nazionale scozzese, in quanto nell'ultimo incontro del torneo interbritannico giocato martedì della scorsa settimana, l'Irlanda del Nord vinse 2-0 e Weir giocò piuttosto male. Così pure Strachan, che vedete toccare la palla. Ora i due cercheranno stasera una rivincita polemica nei confronti del commissario tecnico, che li ha apertamente criticati. Intanto c'è un fuorigioco, inquadrato McKinney, giocatore che sostituisce il titolare Rugby. C'è fuori anche Cooper, che è un giocatore molto interessante, un giovane di 20 anni, centrocampista, infortunato. Ed è ora Jacobs che lancia in avanti. La palla viene toccata da un giocatore dell'Amburgo, mi sembrava Hartwig, che era postato sulla linea, mantenuto in campo, ancora un rinvio di Jacobs, un intervento di Miller, che ricorda molto Causio, ha servito McMaster per il buff, il lancio di McMaster, l'intervento di Jacobs, il contest ancora di McMaster, l'intervento di Bell, quello di Weir, ancora McMaster, il lancio lungo, lo scatto di Strachan che salta due avversari, fa partire il cross, ma McGee è lontano per fortuna dell'Amburgo e è stato Schroeder a riproporre un tema. Intanto Maga perde la palla, la riconquista, viene attaccato da Simpson, la dà Wiemeyer, il lancio di Wiemeyer, nessuno è pronto a intervenire ed è Leighton che si impossessa della palla. È stato molto bello da parte dell'Aberdeen questo pressing effettuato in una zona laterale del campo in attacco, avete visto che persino il libero Müller si era spinto in attacco, è un libero appunto non tradizionale come tutti i liberi inglesi, cioè i due giocatori centrali, è un libero che partecipa soprattutto all'azione di centrocampo perché è abile quando è in possesso di palla, osservato nel fondo il capitano. Dicevo che è stato molto bello, avete visto, ha messo in difficoltà l'Amburgo che cercava di giocare la palla, ma 3-4 giocatori si sono avventati, hanno pressato i giocatori dell'Amburgo e questi sono stati costretti a buttarvi la palla finché l'hanno persa. Strachan apre sulla sinistra per l'avanzante McMaster, McCalz si impossessa della palla, la serve per Groh che lancia in avanti verso Hartwig. Hartwig attende il piazzamento dei compagni, poi tocca male verso un compagno, se favorendo Bell, lo riattacca in te che è scivolato,
ed è ora Kaltz che si impossessa della palla. Vedete la difficoltà anche di mantenersi in piedi sul terreno scivoloso. Se ne va Bell, lo insegue Groh, ancora Bell, il tocco all'indietro e la palla che finisce in fallo laterale. La rimessa in gioco è stata di McMaster, il lancio di McLeish, la parata del portiere Stein. Su di lui si era portato Hewitt. Viene in avanti ora Wiemeyer, mentre siamo giunti al 23° minuto del primo tempo, 0-0 fra Aberdeen e Hamburgo. Si gioca al Peterlee Stadium di Aberdeen, il partita di ritorno della Supercoppa Europea, cioè la sfida tra i vincitori della Coppa dei Campioni tedeschi dell'Hamburgo in maglia rossa alla destra dei vostri teleschermo e i vincitori della Coppa delle Coppe, i scozzesi dell'Aberdeen in maglia bianca alla sinistra dei vostri teleschermi. La partita di andata si è conclusa 0-0, sarà quindi decisiva l'incontro di stasera. In caso di ulteriore parità si giocheranno i supplementari e poi i calci di rigore. Hartwig in lotta con McMaster, cerca di andarsene, fa partire il cross, intervento di Müller, sempre molto attento, e c'è il fallo di Groh con calcio di punizione concesso dal signor Brunmeier della Federazione Austriaca che dirige l'incontro. Ha battuto McMaster e ha messo la palla tra le braccia di lei. Intanto guarda la linea, facendo che non si trattava di calcio di punizione, ma di semplice rimessa laterale, ed è ora lo stopper McLeish che è in possesso di palla. McLeish è un giocatore nazionale come pure Müller e come pure Strachan e Weir. In azione a centrocampo Bell, lo attacca Magath, finora assolutamente assente dal fulcro del gioco che di solito sa dirigere abilmente. Ma trova difficoltà fino a questo momento perché i centrocampisti dell'Aberdeen sono molto rapidi, sono molto aggressivi, non gli permettono di ragionare e quindi lui deve giocare la palla vicino, liberarsi subito perché altrimenti se cerca un dribbling gli portano via la palla e può diventare un'azione pericolosa per la propria squadra. Direi che sta giocando molto intelligentemente sotto questo aspetto male. Ecco Groh, il lancio sulla sinistra per Wiemeyer che cerca a sua volta di lanciare Rolf, che eravamo abituati a vedere giocare centrocampista, in realtà sta facendo la mezza punta per fare da spalla a Schatzschneider, mentre è stato lasciato fuori il piccolo ma veloce Wuttke, giovane di 22 anni acquistato quest'anno dall'Hamburgo. Inquadrato in primo piano Rolf, un giocatore che si è affermato ed ha raggiunto anche la nazionale, ha solo 23 anni, Wolfgang Rolf. Intanto c'è un tentativo di Schatzschneider di andarsene e c'è il fallo di McLeish su di lui. E c'è il calcio di punizione in favore dell'Hamburgo. Battuto, Magath si fa beccare ancora in contropiede, rimedia Wiemeyer che cerca una bella apertura, ma è molto bravo Müller a intervenire e altrettanto bravo è Magath a recuperare. Parte il cross, deviazione, rinvio di McLeish, sbaglia l'aggancio McGee, Wiemeyer, Magath, tenta Schröder di aggirare Müller, non vi riesce e la palla finisce sul fondo. Primo piano anche per Michel Schröder, 26 anni, difensore del Hamburgo, schierato questa sera con la maglia numero 7. McKinney ha servito Strachan, dal quale partono sempre tutte le azioni. McGee ha scambiato con Strachan, questa volta c'è un malinteso, rimedia McGee. Poi fa partire un lancio per Simpson, lo attacca Schröder, Simpson mantiene in campo con difficoltà la palla. Continua a piovere sul Peterlee Stadium di Aberdeen. C'è ora Müller in possesso di palla. L'appoggio è con Strachan. L'apertura sulla destra per McGee. Parte il cross. L'uscita di Stein di pugno. E la palla termina in fallo laterale. È stato bravo Stein a respingere questa palla. Non ha rischiato la presa. C'era stato il cross ad uscire e quindi la palla gli stava sfuggendo dalla posizione in cui lui cercava di intercettarla e quindi avrebbe cercato sicuramente, avrebbe avuto difficoltà a afferrarla, e stava arrivando questo McGee che avrebbe potuto sicuramente mettere dentro. Direi che ancora una volta Stein ha capito qual è la situazione del terreno e soprattutto la pericolosità del vento che fa cambiare traiettoria alla palla. Dopo aver protestato con Kaltz ha fatto partire un bolide sul quale Stein si è accartocciato. Ora protesta Weir per un presunto calcio d'angolo. Avete visto? Gioca a sinistra ma calcia indifferentemente di destro e di sinistro, quindi ha cercato di colpire
molto forte, la palla è schizzata sull'erba, ma Stein è stato molto bravo. Ancora Weyer che va a battere il calcio di punizione mentre Hieronymus stava parlottando con l'arbitro. Hartwig, servito Strachan, deviazione di Rolf e palla sborzata fra le braccia di Stein. Il rinvio di Stein. 28 minuti di gioco del primo tempo, 0-0 fra le due squadre. C'è ora Leighton che interviene e serve sulla sinistra McMaster. L'entrata di un difensore del Hamburgo, mi sembrava Hieronymus, un invio di McMaster, un intervento da parte di McGee, Jacobs, Hartwig, Rolf, anzi era Groh che ha servito Wiemeyer, anticipato Magath e Simpson da dietro a lei. Puoi vedere chiaramente come l'Hamburgo rientra sempre nella propria metà campo appena è finita l'azione. Vedete in questo momento rimane con solo Schatzschneider in avanti per poi partire improvvisamente in contropiede. Avete visto, cercano sempre di giocare la palla di prima intenzione con movimento generale dei centrocampisti e fino a questo momento per due volte sono riusciti ad arrivare sul fondo e a rimettere la palla al centro. Non hanno creato pericolo, comunque neanche da parte dell'Aberdeen c'è stato nessun pericolo arrivato dalle fasce laterali. Ci sono stati due tiri molto belli scoccati da una ventina di metri. Un lancio di Magath fa viaggiare Hartwig. Hartwig apre sulla destra per Groh che fa viaggiare Karls. Calza delle difficoltà a stare in piedi su questo terreno, rientra questa sera dopo un lungo infortunio, probabilmente non è ancora al 100%, l'abbiamo visto molto in difficoltà nel suo sganciamento. In difficoltà appunto di movimenti, di corsa, non è agile come il solito, non ha quella naturalezza che normalmente siamo abituati a vedere. Avete visto comunque con quale facilità è riuscito a calciare, mettere in centro una palla per Schneider ad effetto, è molto abile quando in possesso di palla a calcio, soprattutto in quella zona lì, effetto di cross molto pericolosi con l'interno collo molto veloci sul quale sono svantaggiati sicuramente i difensori e tutto va a vantaggio delle punte che basta incornare e ricevono, la palla riceve molta potenza perché la palla è calciata veramente molto forte da parte del difensore tedesco. C'è un intervento di Jacob su Hewitt, va a evitare il fallo laterale Hartwig, Karls apre al centro per Rolf che tocca all'indietro, svirgola Schröder, il recupero è di Wiemeyer servito da Jacobs, il tocco al centro per Schröder, ancora Wiemeyer, di nuovo appoggio al centro questa volta per Groh, parte il passaggio filtrante ma nulla da fare, l'Hamburgo sta un po' pagando anche il fatto di giocare con una sola punta Schatzschneider. C'è un primo piano intanto di Jürgen Groh, 27 anni, centrocampista del Hamburgo. Un lancio di McLeish, McGee colpisce di testa, sbaglia l'appoggio, si impossessa della palla Hartwig, la perde poi nei confronti di Strachan, la recupera McGee che salta Wiemeyer, ancora McGee che tenta il dribbling, salva Schröders e poi c'è il tiro di Bell e la palla lambisce la traversa. Bel tiro di Bell al 32esimo. Molto bravo McGee, avete visto, ha dribblato prima l'avversario e poi eccolo ancora lui, buon movimento di Strachan sulla destra, finta di McGee di andare lateralmente, invece chiude troppo, c'è un rinvio difettoso da parte del difensore tedesco e poi il tiro sopra traversa con Stein immobile a osservare la palla che finisce fortunatamente per il sopra traversa. È stato molto buono il tiro di Bell, purtroppo appena appena sopra traversa. Questo McGee è molto bravo quando è in possesso di palla, anche nella partita di andata aveva effettuato delle azioni molto pericolose, aveva dribblato per ben tre volte diversi avversari, si era presentato davanti a Stein da solo e poi non era riuscito a concretizzare, è molto pericoloso quindi quando entra in possesso di palla al limite dell'area. Schröder ha scambiato con Maga che ha dato a Schatzschneider, tocco infelice del centravanti, palla in fallo laterale, rimesso in gioco di Weyer, il tocco indietro per McMaster che chiama alla collaborazione Miller, da Miller a McLeish. 33 minuti di gioco nel primo tempo, 0-0 fra Berdini e Hamburgo.
ancora McLeish, Simpson, perde la palla, Schneider se ne va, va al tiro, grande botta e lambisce la traversa con Leighton proteso in grande volo. Un grande errore da parte di McLeish, gravissimo il suo errore. Ha servito la palla indietro verso Miller, si è impossessato della palla Schneider che ha calciato molto bene, ma anche per lui come per Bell prima il tiro molto pericoloso, ha sfiorato la traversa ed è uscito. L'errore di McLeish poteva star caro all'Amburgo e con una formazione messa giù come l'ha messa giù Abbe sarebbe stato sicuramente difficile per gli scozzesi recuperare il risultato. Simpson apre sulla sinistra e Ware che tenta la finta, cerca spazio per il tiro, ma si interviene Jacobs e poi Karls che dà indietro Stein. Inquadrato Peter Ware, nazionale scozzese, autore finora di una prestazione molto volontarosa. Intanto il capitano Miller ha servito McKinney. Un intervento di Magath che sbaglia, si impossessa della palla McGee, lo ferma Wiemeyer, Strachan ancora e poi c'è il revio di Geronimus con palla che finisce fra le braccia del portiere Leighton. Da Miller a McKinney. Ancora Miller, attende il piazzamento dei compagni, poi fa partire il lancio filtrante per McGee, è in vantaggio Hieronymus che dà indietro al proprio portiere Stein. E penso che per una squadra come l'Amburgo, come l'Aberdeen, scusate, sarebbe stato importante un giocatore come Rugby che gioca a terzino, ma è di stazza notevole, molto abile soprattutto nei calci d'angolo e nelle palle che arrivano dalle fasce laterali, un giocatore che si inserisce molto spesso ed è molto abile appunto a chiudere le azioni dei compagni. Purtroppo è infortunato, questa sera per l'Aberdeen non c'è in campo. Intanto c'era un fuorigioco di Hewitt che vedete inquadrato, che è l'uomo che sostituisce la stella dell'Aberdeen. Intanto vedete come sta piovendo sul Peterlee Stadium di Aberdeen. La stella dell'Aberdeen che è quel Eric Black che ha 20 anni in panchina, un attaccante di stazza notevole, 1,80 per 72, ma è reduce da un lungo infortunio. Ferguson lo mette in panchina e probabilmente lo farà entrare nella ripresa. Roll, Groh in possesso di palla, apre su destra per Hartwig che scambia con Karls. Karls chiama alla collaborazione Hieronymus. Il lancio in avanti verso per Wiemeyer, il colpo di testa di Magath, l'intervento di Peter Weir che apre per Bell, scatto di Bell che se ne va ma viene fermato da Karls, poi Hartwig, poi Rolf, poi Magath, il lancio filtrante pronto per Schneider, ancora Magath, ancora il passaggio filtrante, palla raccolta da McMaster e poi da Bell. Era buona intenzione di Maga di servire Hartwig sulla destra, era anche buono il movimento di Schneider a chiudere per lasciare libero alle proprie spalle il proprio compagno Hartwig. Intanto Rofintek è scivolato, ferma, Bell è lanciato in avanti, la rimessa in gioco di Peter Ware, ancora Bell in lotta con Rolf, l'intervento è stato di Jacobs, poi Groh. Il passaggio filtrante molto bello per Hartwig che fugge nella posizione di Allen seguito da McLeish. Il tocco all'indietro per Karls. Wiemeyer attende Schneider, Wiemeyer riesce a incunearsi ma chiude McKinney e poi con l'aiuto di Miller perfeziona il rinvio. In azione Strachan, l'uomo più importante della formazione della Aberdeen, ha 26 anni, era appetito da molte squadre inglesi e anche da squadre italiane, ma i dirigenti della Aberdeen non hanno voluto privarsi del loro uomo di maggior spicco. Intanto Hartwig confeziona un'azione sulla destra per Karls, l'appoggio al centro ancora per Hartwig, va il tiro di sinistro, bellissimo, para Leighton in due tempi. C'è stato calza a servire il pallone per Hartwig che non si è fatto pregare, osservate stop di destro, calcia immediatamente di sinistro, pallone ribalza un po' e finisce fra le braccia di Leighton che era in buona posizione, il pallone era centrale anche questa volta. Questo Hartwig è in possesso di un tiro notevole, l'abbiamo visto realizzare diverse reti quando abbiamo trasmesso l'Amburgo, quindi
bisogna stare molto attenti quando è in possesso di palla sui 15-16 metri. Sono 38 i minuti di gioco nel primo tempo, sempre 0-0 fra Aberdeen e Amburgo nella partita di ritorno della finale di Supercoppa europea. Magath in possesso di palla, lancia lungo in avanti verso Rolf che cerca di girarsi, ma Miller chiude dando indietro a Leiter. Primo piano per Willy Miller, 27enne capitano della formazione del Aberdeen e nazionale scozzese. E ora un altro nazionale, McLeish, il lungo stopper, 1,85 m di altezza. Intanto c'è un lancio di McKinney che colpisce Wiemeyer, che rimane a terra dolorante, un colpo al basso ventre. Intanto Strachan si impossessa della palla, l'azione prosegue, cerca lo scambio con McGee, va a chiudere Jacobs. Strachan riesce a raccogliere la palla ma la mette sul fondo. Protesta Strachan invocando il calcio d'angolo e vediamo l'azione. C'è Jacobs che mantiene il possesso di palla, era calcio d'angolo giusto alla protesta di Strachan, però l'arbitro ha decretato un fallo a favore dell'Amburgo. Intanto Wiemeyer si è rialzato e McKinney e Miller impostano un'azione per l'Aberdeen. Il lancio è per McGee che sbaglia l'appoggio su Strachan. Magath apre sulla destra per Hartwig, il suo passaggio è per Karls, il rinvio da parte di Jacobs, la palla che sta finendo sul fondo, esce Leighton ad evitare il fallo di fondo e McMaster serve sulla destra, mentre il signor Brummeier, che dirige l'incontro, aveva fermato il gioco. Vediamo che cosa succede. Mi sembra Wuttke che sta per entrare, Ernest Happe, che vedete il primo signore sulla sedia con la tuta blu, sta per far entrare il bizzante Wuttke, vediamo chi uscirà. Intanto Jacobs controlla la situazione. Vediamo se... addirittura Shad Snyder se n'è andato, probabilmente colpito. E ora l'Amburgo gioca senza centravanti perché Wuttke è una punta ma è più un'ala che non un centravanti. Evidentemente c'è stato un infortunio da parte del centravanti dell'Amburgo. Sicuramente abbiamo visto uscire zoppicando, altrimenti è una mossa che non si potrebbe capire quella di Apple. Sappiamo che Apple è uno stratega, un tecnico veramente molto preparato, quindi l'ingresso di Wuttke, la piccola e guizzante ala, non so in quale sistema adesso sistemeranno in campo, vedremo. Non penso possa giocare a centravanti, comunque porterà in avanti forse Magath un pochettino. Non lo so, altrimenti fino a questo momento non potrei capire come potrebbe giocare. Invece vedo che Magath rimane sempre nella stessa posizione. Ed ecco Wuttke sulla sinistra, che tocca la sua prima palla. Wuttke è costato 450 milioni, è stato acquistato dallo Schalke 04, formazione che è retrocessa in B. Intanto va il tiro Magath e para Leighton, occasione per l'Amburgo al 42esimo. È stata bella l'azione da parte dell'Amburgo, avete visto? E Wiemeyer che serve un ottimo pallone per Magath che si era inserito, rapida e pronta la sua girata e la parata di Leighton. Vi dicevo di questo Wuttke che l'anno scorso ha segnato 16 gol nel campionato, eccolo inquadrato, ha scambiato con Groh, poi Hieronymus, il lancio in avanti intercettato da Miller che ha dato a Strachan. Strachan in possesso di palla, il diagonale in avanti, non ce la fa Karls, guardate in che condizioni fisiche è Karls. McGee se ne va, cerca il lancio filtrante, chiude però la difesa dell'Amburgo. Strachan viene fermato ai limiti dell'area, insiste, finisce per perdere la palla, attaccato da Rolf, e c'è il fallo laterale in favore dell'Aberdeen. E Strachan che rimette la palla in gioco. Attaccato da Wiemeyer, se ne va Strachan evitando il fallo, evita poi anche l'intervento di Hieronymus che lo ferma però in seconda battuta.
poi Mecchini e il colpo di testa per McGee che era finito in fuorigioco. 43 minuti di gioco era Hewitt, anzi che era finito in fuorigioco, lo vedete inquadrato. 43 minuti di gioco, dicevo, nel primo tempo, 0-0 fra Aberdeen e Hamburgo, in una partita che per l'Hamburgo si fa sempre più difficile. Ha dovuto rinunciare anche al suo centravanti Schneider per infortunio pochi istanti fa. Comunque l'Aberdeen non riesce a passare, data la intelligente barriera disposta dal tecnico dell'Hamburgo Ernst Happel. Era anche super barriera, più che intelligente, perché mi sembra che il tecnico dell'Hamburgo abbia messo in campo questa sera i giocatori, anche quelli che non stanno molto bene, come vediamo Kaltz che non sembra al 100% delle condizioni e deve rimanere in campo. Sabate ha una leggera zoppia quando corre e Ware quando lo affronta ha facilità a saltarlo. Sabate ancora adesso, avete visto, basta una finta e per ancora poco Bell non mette nel sacco al 44esimo. La conferma di quanto dicevamo, avete visto, ha effettuato una finta e Kaltz sappiamo essere anche un buon difensore, ecco Sabate Ware. Calcio cerca di portarlo sul fondo, finta di Ware e cade per terra Calcio, bellissimo il crop e Hewitt si mangia un gol veramente quasi fatto, fortuna per Stein che la palla sorvola attraverso. Occasione dunque per l'Aberdeen a pochi attimi di distanza dal fischio del finale del primo tempo, con le squadre sullo 0-0, inquadrato McMaster, il lancio in avanti, l'uscita di Stein su Mark McGee. Poi Wuttke che tocca per Wiemeyer e ancora Stein in possesso di palla. Sul nostro cronometro sono trascorsi 45 minuti ed è ora il portiere Stein che rimette la palla in gioco mentre si attende il fischio del signor Brummeier della Federazione Austriaca che dirige l'incontro. Un'azione di Simpson, un appoggio in avanti per McKinney, un intervento da parte di Mark McGee e il suo cross fra le braccia di Stein. Un minuto di recupero già effettuato dal signor Brummeier, mentre vedete un primo piano di Mark McGee e in questo istante l'arbitro manda le squadre nello spogliatoio. 0-0 dopo i primi 45 minuti nella partita di ritorno della Supercoppa Europea fra Aberdeen e Hamburgo che si gioca al Petri Stadium di Aberdeen. Questi 45 minuti finali a decidere l'incontro. Si gioca in una serata molto fredda con pioggia, vento. L'Aberdeen è in maglia bianca per dovere di ospitalità alla destra dei vostri teleschermi, l'Hamburgo nella tradizionale maglia rossa alla sinistra dei vostri teleschermi. L'Hamburgo ha perso nel primo tempo il suo centravanti Schneider e ora gioca in pratica con la sola punta Wuttke e imbottito di centrocampista. Nell'Aberdeen manca la stella Black e manca pure il mediano Cooper e il terzino Rugby che vengono sostituiti da Hewitt, Simpson e da McKinney, il numero 2. Si riprende dunque con l'Hamburgo pronto a battere il calcio d'inizio, vedete inquadrato il numero 14 Wuttke, accanto a lui c'è Rolf, vedremo quale diavoleria escogiterà Ernst Happel, allenatore dell'Hamburgo, per sostituire il centravanti Schneider. Si comincia, mentre vi ricordo che domani sera alle 20.30, in sostituzione della partita di calcio che abbiamo trasmesso questa sera, ci sarà un appuntamento per gli appassionati di sci con la sintesi delle ultime due gare di Coppa del Mondo, Val Gardena e Aus. Venerdì prossimo alle 22 quasi gol in edizione natalizia, sabato alle 12.30 sabato sport con il prologo di Ippica e poi dalle 13.30 la seconda parte con il basket, con l'automobilismo, con il calcio e con servizi vari. In avanti l'Hamburgo con Manfred Karls che apre sulla sinistra per l'avanzante terzino Wiemeyer. Viene in avanti ora anche Hieronymus che apre sulla destra per Karls. L'appoggio è per Hartwig. Il lancio di Hartwig in avanti a cercare Groh. L'intervento è di McMaster, il recupero è di Bell. Lo osservate Katz che ha lasciato libero e non ce la fa a correre. Il numero 2. E intanto arriva sulla palla Simpson, gol! Ha segnato Simpson dopo che Hewitt non era riuscito a mettere dentro, ma
Molto bel, molto giusta la sottolineatura di Capello. Calz non è in grado di giocare e viene. Avevamo detto bene, il pericolo poteva venire da Puer, dalla sinistra l'11, su lui viene Hieronymus, rimette la palla al centro, entra Hewitt in piena coordinazione, rimette al centro, c'è un difettoso rinvio di Jacobs, la palla rimane Simpson. Fra i piedi di Simpson che tira in porta, davanti a lui c'era McGee e quindi la palla entra. Direi che è meritato il gol del Aberdeen, molto bello, soprattutto da parte di Ward l'azione, perché quando questo giocatore entra in possesso di palla e si avvia verso l'area di rigore è sempre molto pericoloso per i palloni che rimette al centro. Non capisco perché Apple continui a far giocare Kyle, si vede chiaramente, avete visto come è stato lasciato il suplex da parte del giocatore dell'Aberdeen ed è scaturito il gol. A questo punto Kyle potrebbe mettere Schroeder, che è un terzino, ma una volta quando al posto di Kyle e inserire una punta. Certamente, non so chi abbia in panchina. Intanto Miller per poco non va in gol. Ancora Ware, mi segnala Capello. Ancora Peter Ware scatenato, che per poco al secondo minuto non raddoppia, ecco, per la prossima azione. C'è un errore da parte dei tedeschi, Ware ne approfitta, giunge rapidissimo e tira, la palla sfiora l'incrocio di pali con Stein ormai sicuramente battuto. Una volta dicevo, quando non si avevano i giocatori, quando non c'era la sostituzione, si vedevano l'ala, ma Mazza invece, che era un presidente allenatore che le scogitava tutte quante, metteva lo zoppo sempre a centravanti. Quindi direi che se il signor Apple non ha altri giocatori sarebbe meglio per lui mettere appunto il signor Kals a giocare da centravanti, visto che l'altra punta Wuttke è un giocatore di fascia, un giocatore che svaria sotto l'arco dell'attacco ma soprattutto nelle fasce laterali, e nello stesso tempo riportare Rolf a centrocampo con Schroeder a fare il terzino. Ecco, frattanto Kals, Groh, Kals fa partire il cross, e ormai non c'è più la torre Scha Schneider e quindi sfuma l'azione. Che mi c'è sembra in panchina, scusa Apple, anche questo Von Isen, mentre non c'è Mileski che è infortunato. Von Isen è una punta, potrebbe fare. È una punta che potrebbe entrare e potrebbe risolvere un po' di problemi. Poi c'è una serie di giovani attaccanti che evidentemente non ha intenzione Apple di rischiare in una partita di così importante. In azione intanto l'Amburgo. C'è una manovra impostata e proseguita da Wuttke, fermato un attacco dell'Amburgo, e c'è ora McGee che scatta fronteggiato da Jacobs, entra in area McGee, fa partire il tiro e una bella parata di Stein, grande azione di McGee. Una grande azione di McGee, avete visto come era affrontato da Jacobs, l'ha saltato, dicevamo che questo giocatore è molto pericoloso quando entra in possesso di palla e affronta l'avversario. Lo salta quasi sempre, se fate finta di entrare all'interno va all'esterno, grande tiro e buona posizione di Hewitt anche al centro, però McGee ha preferito tirare in porta e grande la parata di Stein. Ancora e c'è Stein. Un'altra parata di Stein su un'azione manovrata, vediamo chi era l'autore del tiro, mi sembrava il capitano, ecco infatti è Miller al quarto minuto. Aberdeen valanga in questo inizio di secondo tempo. McGee con una forbice cerca di fermarlo, Jacobs, interviene il signor Brummeier e decreta il calcio di punizione, mentre vedete come sta piovendo sullo stadio di Aberdeen. C'è la punizione con la che va a battere Strachan, siamo 1-0 per la squadra scozzese, gol di Simpson al primo minuto, in difficoltà l'Amburgo, un colpo di testa di Kals, un intervento di McMaster Ware fermato da Kals, che questa volta lo aggira ma perde la palla. Kals non è non è in condizione di giocare. È strano il comportamento di Ape, che è un tecnico intelligente. Intanto McGee cerca il cross, ma c'è una respinta di Hieronymus che mette in calcio d'angolo. Deco, soprattutto, gioca anche contro il giocatore più pericoloso. Ecco proprio Ware che ha battuto il calcio d'angolo, ha servito Simpson, ancora Ware. Ware fermato il suo cross da Jacobs. Un intervento di Simpson, scatta il fuorigioco, guardate come è scattato il fuorigioco dell'Amburgo e fa segno l'arbitro che Wear è scattato in posizione regolare, occasione ancora per l'Aberdeen, Wear al centro e manca clamorosamente Hewitt il gol del raddoppio al sesto minuto.
Aveva preparato bene il signor Ferguson, avete visto la palla è stata data all'indietro, quindi è servito Ware, che però mi sembra rallenti un po' troppo, potrebbe accelerare di più verso Stein, osserva la posizione dei compagni al centro, bellissimo suo passaggio per Hewitt, che al volo di sinistro manda sopra traversa, ancora una grossa azione da parte dell'Aberdeen, pericolosissimo in questa partenza, ha capito che è momento forse di infliggere il colpo del KO e sta accelerando i tempi. Con l'intervento di Rolf che ha cercato di lanciare in avanti Wuttke, fermato da McMaster che rilancia lungo, non c'è nessuno pronto a intervenire e la palla finisce sul fondo. Sono veramente perplesso dal comportamento di Ape che non cerca di fare qualche mossa, evidentemente non ha molto in panchina. Evidentemente i giocatori che ha in panchina sono in condizioni meno mate, perché vedere un calcio, un giocatore che conosciamo dinamico, un giocatore pericolosissimo, generoso, sulla fascia destra, vederlo in queste condizioni questa sera mi fa veramente pena. E quando è in possesso di palla la gioca bene, sbaglia pochissimo perché ha una tecnica veramente sopraffina, un giocatore che non sbaglia mai un passaggio, un cross, però quando c'è da correre e da rincorrere soprattutto non è in grado. Magat ha dato Hieronymus. Avete visto il pressing da parte dell'Aberdeen, non permette all'Hamburgo di giocare, di ragionare. Ancora Strachan salta addosso, non ti permette di girarsi. Wuttke lancia in avanti verso Hartwig. Il passaggio laterale per Wiemeyer, il cross, tentativo di intervento da parte di Magath che protesta, fischia il pubblico e viene concesso il calcio d'angolo alla Burgo. 8 minuti di gioco nella ripresa, 1-0 per l'Aberdeen, gol di Simpson. Qui l'Hamburgo è pericoloso perché ha Jacobs che è molto abile nei colpi di testa. Infatti Jacobs si era buttato su Leighton e con uscita a valanga è riuscito a sventare l'azione. C'è intanto un fallo fischiato alla formazione scozzese mentre ci ripropongono i replay del calcio d'angolo con la parata di Leighton che si è scontrato poi con Jacobs. Groh ha lanciato in avanti, perde la palla malamente Jacobs, la recupera Magat, apre sulla sinistra per Wiemeyer, lo attacca McGee, lo cintura, lo mette a terra, c'è il calcio di punizione in favore dell'Hamburgo. Si appresta a batterlo Magat. Ha servito Karls che goffamente cerca di mettere al centro un cross che termina alto sopra la traversa. Karls in condizioni normali questa palla l'avrebbe sicuramente stoppata e cercato di dribblare gli avversari perché è molto abile anche nel dribbling. Hamburgo è chiaramente in difficoltà, in una situazione, un periodo molto difficile, è terzo in classifica a 3 punti dalla capolista Stoccarda, ha perso la Coppa Intercontinentale a Tokyo contro i brasiliani del Gremio che lo hanno battuto 2-1. Si trova con un po' di contestazione all'interno della squadra che, come vi ho detto, non era d'accordo sull'impiego simultaneo di Wuttke e Schaffner ed infatti è stata anche accontentata quando è uscito Schaffner, è entrato Wuttke. Un momento difficile per la squadra di Hamburgo che tra l'altro è andata fuori al secondo turno della Coppa dei Campioni dopo aver superato il primo turno per forfait, eliminata dalla Dinamo di Bucarest. E ora l'Aberdeen in avanti con Hewitt e Jacobs che va a chiudere mettendo il calcio d'angolo. C'è un grande entusiasmo sugli spalti dello stadio di Aberdeen. Mentre vedete di spalle mi sembrava Black che si stava scaldando. Parte intanto il cross, un colpo di testa da parte di Hieronymus. Sta per scattare la trappola del fuorigioco mentre Mellisce perde la palla ad opera di Groh. L'apertura sulla destra per Wuttke. Calz, l'appoggio al centro per Jacobs che fa viaggiare Wiemeyer e il tocco indietro per il portiere Stein, autore di buone parate, di buoni interventi nei primi minuti della ripresa, anche se nulla ha potuto al primo minuto quando Simpson ha messo in rete. Stein era coperto da McGee e l'Aberdeen è passato in vantaggio. Il colpo di testa di McLeish, l'intervento da parte di Schroeder,
quello di McKinney, Miller e ora Layton chiamato a intervenire. Dopo una fiammata della Berlin, la partita si è un po' calmata. A Berlin, che non ha comprato niente di particolare quest'anno, solo un giovane, Billy Stark, dal San Mirren, ma il capitano della Under 21 scozzese, che tra l'altro non credo sia neanche in panchina. Colombo non ha comprato tanto, ma ha venduto poco, però. Non ha venduto niente, solo Watson al Leeds United, ma era un giocatore che faceva parte delle riserve. Intanto McGee cerca di andarsene e Hartwig dà indietro a Jacobs. Jacobs si avvede che c'è Huey davanti al portiere e per poco non c'è il pasticcio che costa un'altra situazione intricata per l'Hamburgo. La Berlin sta andando forte in Coppa delle Coppe, dove ha superato al primo turno gli islandesi della Cranis e al secondo turno i belgi del Beveren, e giocherà il 7 marzo il terzo turno con Louis Pestofia, cioè i quarti di finale. Intanto sentite i canti e i cori di gioia degli scozzesi. Stasera sarà una sbronza di birra se le cose continueranno così. Questa squadra, che era indicata come la sorpresa l'anno scorso in Europa, sta rivelando solidità e sta rivelando di essere all'altezza delle migliori squadre europee. Intanto Appel è seduto in panchina, impassibile, tranquillo, mani in tasca. Questo austriaco di 57 anni, considerato un santone del calcio europeo, mentre intanto Weyer cerca di andarsene, cazza alle sue note e solite difficoltà. Infatti Magath ha capito, è andato a raddoppiare lui la marcatura. Weyer riesce a crossare e tocca indietro e sbaglia Huit, il più clamoroso dei gol al 13°. Magath, da giocatore intelligente, aveva visto la difficoltà di Kaltz contro questo giocatore. Osservate però ancora Huit, Weyer con una bellissima finta. Ha ingannato Magath e la palla giunge a Huit, che direi di bella sinistro. Cappello anche la finta di McGee, che ha fatto che, davvero, secondo me l'ha toccata, che l'ha sfiorato la palla, che è giunta precisa a Huit, che aveva avuto tutto il tempo per metterla dentro più tranquillamente. Avete avuto calciare di forza, l'ha messa fuori. Strachan ha servito sulla destra intanto McKinney, colpo di testa e grande parata di Stein su un colpo di testa, mi pare, di McGee. Vediamo se ho visto bene, sì, si tratta di McGee al 13°. Ottimo lo stacco, è McKinney che crossa da destra e McGee, bello il suo colpo di testa e buona la parata di Stein, anche se un po' accentuata la spettacolarità. Viene in avanti sulla sinistra intanto Groh, lo fronteggia Huit, il tocco all'indietro per Geronius, da questi Hartwig, rinvio di Miller, lo scatto di McGee in lotta con Jacobs, Jacobs con una rovesciata a campanile riesce a liberare, poi Kaltz, tocca per Groh, il colpo di testa di Hartwig, la palla in fallo laterale. Inquadrato Miller che scambia al centro con McLeish. La Berlin conduce per 1-0, stiamo giungendo al quarto d'ora della ripresa. Guardato McKinney, ha servito in avanti verso Huit, poi Simpson, poi Bell. L'appoggio laterale per McMaster. Parte il cross, l'intervento in scivolata di Schröder, quello di Magath. La palla raccolta da Miller, l'apertura sulla destra per l'avanzante McLeish. L'appoggio al centro e la finta di Strachan per Bell. L'appoggio per Simpson. Il cross di Simpson. Il tentativo di incornata di Weir e recupero di Hartwig. Perde la palla Hartwig. La recupera Weir. Sono in grave difficoltà i giocatori dell'Hamburgo. Avete visto, ogni volta che entra in possesso, per due volte l'andata all'Aberdeen. Tanto McLeish ferma un tentativo pallido dell'Hamburgo e scende McMaster sulla sinistra, scambia in avanti con McGee, affrontato da Hartwig, si impossessa della palla, Bell va al tiro, alto sopra la traversa. Aveva cercato un bel dribbling in McGee, la palla raggiunta a Bell, che da una ventina di metri aveva cercato di tirare in porta, però la palla è finita sopra la traversa. È in grave difficoltà, dicevo prima, l'Hamburgo. Non riesce a venirne fuori, non ha punto d'appoggio, punto di riferimento in attacco e quindi cerca sempre di venire fuori con un fraseggio molto stretto. Preferiscono i giocatori tedeschi uscire in questa maniera piuttosto che calciare in avanti e dare subito la palla agli scozzesi.
Comunque direi che questo inizio di secondo tempo ha ampiamente riscattato la memoria del primo tempo. Direi che è stato molto bello, sono state create quattro palle gol e una delle quali concretizzate. Tenta intanto di andarsene Rolf, ma viene fermato da un intervento dell'arbitro Brummeier che vede un fallo. Replica Laberdin, c'è un fallo su Hewitt commesso da Wiemeyer. Il calcio di punizione in favore della formazione dell'Aberdeen. Simpson lascia Strachan, che apre sulla sinistra per l'avanzante McMaster. Da questi Aware è fronteggiato da Hartwick e da Katz. Guardate Katz sempre in difficoltà e c'è l'intervento di Jacobs che mette il calcio d'angolo. Continuo a ripetere che è molto strano l'atteggiamento di un uomo di grande esperienza come Ernst Happel, che potrebbe se non altro mettere Schröder su Ware e inserire un altro giocatore in condizioni migliori. Intanto ancora Laberdin che va vicino al gol. Stato con... l'inserimento di Müller che da destra aveva rimesso al centro un pallone che gli ha raggiunto dopo uno scambio fra Ware e McGee. Simpson, autore del gol, va al tiro, tenta un pallonetto ma para stanno. In azione Gro, Kaltz, ancora Gro, il tocco in avanti per Hartwig, sbaglia il tocco, si possesse la palla Strachan, la recupera Hartwig, poi Simpson, poi Strachan, calcio di punizione che è gesto dall'arbitro in fuori della Berdin, se ne va Mark McGee, supera Schröder che tenta di trattenerlo, va al tiro Mark McGee e mette la palla sul fondo, ma c'è una deviazione, guardate come sta piovendo sullo stadio di Aberdeen, grande occasione ancora per l'Aberdeen. Beh, è stato molto bravo McGee, avete visto, aveva dribblato Schröder che si è aiutato molto con le mani, se avesse accentuato una caduta eventuale forse l'arbitro concedeva il calcio d'angolo, invece molto correttamente McGee ha cercato di proseguire l'azione, ha calciato in porta, c'è stata una deviazione da parte dei tedeschi. Intanto ecco Eric Blair. Finalmente. Sta entrando la stella dell'Aberdeen. Esce Hewitt che ha sbagliato finora un sacco di gol ed entra con il numero 15 Eric Black, il giocatore che vi ho detto è la grande star della formazione. Sentite con quale coro di incoraggiamento viene accolto. Eric Black rientra dopo un lungo infortunio a 20 anni, un giocatore molto abile soprattutto di testa. Battuta il calcio d'angolo e c'è il tiro, gol! Gol segnato da Mark McGee. McGee dopo che Müller aveva rimesso al centro una palla che era passata davanti alla porta, è stato il capitano che si era spinto in avanti per il calcio d'angolo, osservatolo sul teleschermo, sullo sfondo, alla sinistra, segue l'azione, c'è una deviazione, rimette al centro la palla sulla quale sopraggiunge McGee, non tiro in porto, molto intelligente il giocatore scozzese, capitano dell'Aberdeen, a rimettere in centro perché Stein stava sopraggiungendo e quindi lo specchio della porta era molto stretto. Veramente molto bella l'azione da parte del capitano dell'Aberdeen. 20° minuto di gioco, 2-0 per l'Aberdeen che vede sempre più vicina la conquista della Supercoppa Europea. Nel suo albo d'oro ci sono finora due scudetti, 3 coppe di Scozia, 3 coppe di Lega, una coppa delle coppe l'anno scorso e ora si profila la Supercoppa Europea. Ancora Strachan in azione, va al tiro, deviazione, salva Kaltz, recupera Simpson, anzi McLeish, apre per McMaster che va al tiro da lunga distanza ma manda fuori dallo specchio della porta. Avete visto come Simpson, che è un giocatore molto intelligente, numero 4, quando riceve il pallone su azioni continue che ci sono in area di rigore, non la rimette al centro perché l'Hamburgo è fatto fuori gioco, ma trattiene la palla, la gioca lateralmente, così in questa maniera permette ai propri compagni di rientrare da una posizione irregolare e rimane in possesso di palla la propria squadra. 20 minuti di gioco dunque nel secondo tempo, 2-0 per l'Aberdeen, Hamburgo che ora deve tentare il tutto per tutto e io continuo, scusatemi se mi ripeto, a sostenere che non capisco Appel che non fa entrare un'altra punta al posto di Katz, che è stata un po' la causa dei guai dell'Hamburgo,
dato che probabilmente sta entrando per un lungo infortunio e non è in condizione fisica accettabile. Ma probabilmente Fognini non sta bene, perché a questo punto aver messo Rolf centravanti per giocare di punta non si capisce perché. Si può tentare anche un giovane, ne è in panchina, intanto ecco c'è il cross di Artuk e nessuno riesce a intervenire. Primo piano intanto per Hieronymus che ritorna sui suoi passi. Ernest Happel ha 57 anni, austriaco, è stato 51 volte nazionale, giocatore del Rapid di Vienna, ha allenato grandi squadre. Il Feyenoord vincendo una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale, il Siviglia, il Brusel, Standard Liegi, è stato l'allenatore della grande Olanda, vice campione del mondo nel 78 in Argentina. Dal 1981 all'Amburgo ha vinto subito due scudetti e una Coppa dei Campioni. Un colpo di testa di Eric Black che ha tentato di lanciare Strachan, la palla raccolta da Peter Weir. Va al tiro Peter Weir e c'è la respinta di un compagno. Sorride Weir, ormai gli scozzesi sentono di avere in mano la partita, mentre tenta Schröder un passaggio, si impossessa della palla ancora Weir, tenta il dribbling, salta Hieronymus, ma c'è un fallo ai suoi danni da parte di Jacobs e il calcio di punizione concesso dal signor Brunmeier. Gli scozzesi d'Aberdeen cercano di calciare in porta da lunga distanza perché hanno il vento a loro favore. C'è il fallo, avete visto, di Hieronymus, non poteva fare altro che impedire a Weir di andare verso la porta, quindi mi sembra giusta la decisione dell'arbitro. Sulla palla Strachan. Da questa distanza ho visto una volta Strachan servire. Oh, finalmente il signor Apple si è deciso. Ed è entrato Allan Hansen. Intanto c'è un gran tiro, una grande parata di Stein. La botta mi è sembrata di McMaster. Anzi, era McMaster il terzino numero 3 che ha impegnato severamente Stein al 23. Finta di passare di Strachan, la palla giunge a McMaster. Tiro fortissimo, ancora Miller era pronto alla eventuale respinta. Allora, intanto dobbiamo dire che è entrato Allan Hansen. Allan Hansen è un danese, centrocampista e gioca con numero 12. Intanto ancora pasticci in difesa. No, c'è stata una bellissima azione da parte di Müller, avete visto, ha servito un ottimo pallone per Black che purtroppo non ha calciato bene la palla, era un'occasione d'oro, poteva essere il 3-0. Salvate Black numero 15, ancora tutto candido, pulito, appena entrato. Allora Schröder ed ecco inquadrato Allan Hansen. È un giocatore di 27 anni, ha sostituito Kaltz, come stavamo chiedendo al signor Appel da tempo. Ed ecco c'è un fallo in favore del Amburgo. Allan Hansen, vi ho detto, ha 27 anni, è un nazionale danese ed è un centrocampista, lo vedremo probabilmente giocare sulla fascia sinistra, mentre Schröder dovrebbe andare a fare il terzino oppure Wiemeyer spostarsi per controllare le folate di Peter. Vediamo subito. Ecco. Ecco, ha spostato Wiemeyer sulla sinistra a controllare Peter Weir, ha lasciato sulla destra Schröder e porterà probabilmente Hansen in posizione di sostegno al centrocampo sulla fascia sinistra. Intanto Black cerca di andarsene, ma c'è un intervento di Hieronymus che gli allunga la palla in calcio d'angolo. Mi è sembrato che abbia portato Wiemeyer a destra, sì, Wiemeyer a destra e Schröder sulla sinistra e Hansen un po' come centrocampista avanzato. Ecco, battuta il calcio d'angolo, c'è una finta di Black e McGee va al tiro quasi da botta sicura, deviazione, intervento ancora da parte di Simpson, anzi McLeish, vedete il quadrato, e palla che termina fuori dallo specchio della porta. Pericolosissimo calcio d'angolo da parte dell'Aberdeen, c'è una finta, la palla viene spinta molto bene a Stein, c'è Hardwick che respinge male, Beggy tira in porta, c'è Wiemeyer che respinge il tiro del giocatore scozzese e poi l'ultimo tiro di McLeish che manda fuori. In azione ora il portiere Leighton. Sono 25 minuti di gioco nella ripresa, l'Aberdeen conduce 2-0, primo piano per il Black, entrato a sostituire Hewitt. L'Amburgo ha effettuato due sostituzioni,
ha tolto l'infortunato Schatzschneider sostituendolo con Wout e poi Karl sostituito da Hansen. Intanto scende ancora in avanti e c'è il gran tiro da parte del Mark McGee, l'attaccante centravanti dell'Aberdeen, che si presenta decisissimo davanti a Stein, ma non mira questa volta lo specchio della porta. C'è una protesta da parte di Strachan, osservate che si trova molto libero in mezzo all'area di rigore, bella l'azione, eccolo, osservate Strachan entrato adesso nello schermo, ha protestato accesamente contro McGee che non gli ha passato una palla, era giusta mi sembra una protesta da parte del piccolo giocatore scozzese, si trovava sicuramente in una posizione migliore, non era in diagonale, era centrale, e normalmente gli inglesi e gli scozzesi quando si trovano in quella posizione servono un giocatore meglio piazzato, soprattutto centro area e centro porta. Tanto ancora guai per l'Amburgo, avete visto il numero 7 Schröder, il terzino sinistro che zoppicava, mentre vedete ora un primo piano di McMaster, giocatore che ha effettuato poco fa un gran tiro deviato da Stein. C'è un calcio di punizione in favore dell'Amburgo concesso dal signor Brunmeier della Federazione Austriaca che dirige l'incontro. E Wuttke che si impossessa della palla, va al tiro da lunga distanza ma non riesce a mirare lo specchio della porta. Leighton controlla la situazione, primo piano anche per Wolfram Wuttke, 22 anni, ala della formazione dell'Amburgo. Deciso il suo tiro, pieno collo calciato, però Leighton era ben piazzato, ha seguito la palla che finiva sul fondo. Rinvio lungo di Leighton, manca l'aggancio McGee, si impossessa della palla a Grow, la tocca all'indietro per... Osservate con che decisione... ha scambiato con Hansen. Osservate con quale decisione i giocatori dell'Aberdeen vanno in pressing su tutti gli avversari, entrano appunto per portarvi alla palla e poi quando ne entrano in possesso la giocano con molta tranquillità, non velocizzano eccessivamente l'azione. Atwill tenta di vincere ora in pallo ma McLeish lo ferma e poi McKinney tocca indietro al portiere Leighton. Ancora McLeish, l'appoggio sulla sinistra per McMaster, il lancio in avanti, l'intervento di Weyre, che lo vedete inquadrato, tenta il lancio su Black fermato da Jacobs, la deviazione anche dell'arbitro, poi Artwick, poi Magat per Rolf che difende caparbiamente un pallone, apre sulla destra per Wuttke, anzi era Wiemeyer, poi lancio di Rolf a cercare a sinistra il compagno Schröder, tenta l'Amburgo una qualche reazione, Hieronymus per Rolf che è ritornato al centrocampo, l'apertura è sulla destra per Wiemeyer, attaccato da Peter Weir riesce a superarlo, se ne va Wiemeyer, va al tiro, respinta, si incune ancora Wiemeyer ma McLeish riesce a salvare e Miller va addirittura a evitare il calcio d'angolo. Intanto c'è un fallo da parte di Bell ai danni di Magat che vedete inquadrato, Magat si appresta ora a battere il calcio di punizione, fa arretrare la barriera, invece tira Hieronymus, c'è il colpo di testa di Miller e poi recupera da parte dello stesso Hieronymus che ha servito Wuttke che ora è andato a sinistra. In avanti ora Hartwig per Wuttke, va al tiro Wuttke, un intervento da parte di McMaster, un recupero di Strachan, lo ferma Jacobs, si impone a Schröder e appoggia sulla sinistra per l'avanzante Grow. Scambio con Hansen, il diagonale per Wiemeyer, la palla raccolta da Magat, Hieronymus, Grow per Hansen, ancora Grow, Magat, passaggio filtrante intercettato da Black, non recupera Schröder, la palla finisce in fallo laterale. Ecco Schröder che va a rimettere la palla in gioco, il signor Brunmeier la concede ai tedeschi.
manca l'aggancio Jacobs, recupero di McLeish, diagonale lungo, scatta McGee, la palla è finita in fallo laterale, la rimette in gioco l'Amburgo con Groh. Per Rolf che lascia a Jacobs, lo attacca Bell. Servito ora Hansen che perde la palla ad opera di Miller. Cercherà il danese di recuperare, riesce, scambia con Jacobs, poi perde la palla ad opera di Strachan. La recupera però Groh che è andato praticamente a fare il mediano laterale. Wiemeyer, sostituendo appunto Wiemeyer. Ecco Hartwig. L'appoggio al centro per Magath, fermato da un intervento di Strachan. Interviene il signor Brunmeier, decreta un calcio di punizione in favore della Aberdeen. Inquadrato Gordon Strachan, 26 anni, centrocampista della Aberdeen. Mancano 13 minuti al termine dell'incontro, gli scozzesi conducono 2-0 e stanno per conquistare il loro secondo alloro internazionale, a meno di una clamorosa rimonta naturalmente da parte dei tedeschi. McGee si fa togliere la palla da Hieronymus, lo stop è di Hartwig, il tocco al centro è per Hansen che tenta un triangolo difficile, va sulla palla McMaster, la tocca al centro e poi Ware che viene a raccogliere. Il lancio di Ware, l'intervento da parte di Mark McGee, riesce però la difesa tedesca a salvare con Hieronymus. Strachan servito da Ware, cerca il centro Black con un passaggio di testa, cercava di mettere McGee in posizione di tiro, poi Bell, la finta di Hartwig che finisce col perdere la palla, poi la recupera e la mette in fallo laterale. Un giudizio di Capello su questo tipo di impostazione ora tentato. Intanto c'è il gran tiro da parte di McGee, anzi no, era Black che al 33esimo minaccia la porta. Osserviamo, Strachan sulla sinistra e Black che entra in possesso di palla per la prima volta veramente in maniera pericolosa. Avete visto con che rapidità è riuscito a cacciare in porta, veramente un giocatore interessantissimo questo Black. Peccato che questa sera non abbia giocato tutta la partita. Dicevo Capello, le tattiche attuate dai due allenatori con tutti questi cambi che ha dovuto fare Appel. Beh, mi sembra che Appel abbia così impostato la squadra proprio per probabilmente conoscere le condizioni fisiche dei propri giocatori, una squadra che ha cercato di portare alla fine uno 0-0 andare ai rigori, purtroppo non c'è riuscita. Da parte del giocatore scozzese, da parte dell'Aberdeen, il signor Ferguson ha impostato una squadra d'attacco, ha dei giocatori veramente molto validi, molto abili tecnicamente, però non si è mai lasciato andare eccessivamente come molto spesso vediamo le squadre inglesi e scozzesi in avanti e lasciare molto libera la difesa, perché l'Amburgo è sempre in possesso di giocatori come Wiemeyer o Hartwig capaci di inserirsi improvvisamente. Quindi direi che un'altra cosa interessante da parte del signor Ferguson è che questo Aberdeen ha fatto un pressing veramente ossessionante quando soprattutto le squadre sono in difesa e quindi riesce a recuperare moltissimi palloni distanti dalla propria porta. Un'altra cosa che mi lasciava proprio perplesso inizialmente quando sono andati in fuorigioco per ben due volte di seguito i giocatori dell'Aberdeen è stata la mancanza di preparazione contro l'eventualità e la capacità dell'Amburgo di effettuare il fuorigioco. Invece dopo le prime due volte non sono più i giocatori liberi non sono più finiti in fuorigioco, evidentemente era stato preparato anche questo. Dimostrazione che questo signor Ferguson è veramente un allenatore molto valido, i risultati fin qui ottenuti danno ragione a questo veramente bravo allenatore. Se n'era andato e Black gli chiedeva la palla, ma Groh ha chiuso e ha messo il calcio d'angolo. Mancano 10 minuti al termine dell'incontro, piove in modo notevole, ma il pubblico scozzese grida, canta di gioia. C'è l'uscita di Stein, il recupero da parte di Rolf addirittura. Osservate il pressing, pressano i giocatori da che finisce con la palla da Ware. Soprattutto quando sono in difesa, subito iniziano il pressing da davanti. È un gioco veramente molto dispendioso questo dell'Aberdeen, ma sono in una condizione fisica veramente eccezionale se riescono a correre tutta la partita in questa maniera. McKinney, e c'è Black, prontissimo Black al tiro, palla alta sopra la traversa. Ti ho visto
come gli è giunta la palla, l'ha controllata immediatamente, rapidamente, ha calciato di drop, la palla è finita sopra traversa. Ancora una dimostrazione di capacità veramente tecnica da parte di questo giocatore. McLeish ha dato dietro al proprio portiere Leighton, mentre mancano 8 minuti e mezzo al termine della partita, che l'Aberdeen conduce per 2-0. I gol di Simpson al primo e di McGee al 19° della ripresa. Cerca di andarsene Weir, lo ferma V. Meyer che mette in fallo laterale. La rimessa in gioco è affidata alla formazione dell'Aberdeen, precisamente a Bell, ancora Weir, cerca di saltare V. Meyer con un tunnel, ma V. Meyer non abbocca. Ancora Bell attaccato da Hartwick, riesce ad andarsene la mezzala dell'Aberdeen, vince un riparo fortunoso, tocca Weir e finisce però col perdere la palla, la recupera Straka, c'è un nuovo rinvio da parte di Hartwick. Tutto l'Aberdeen ora si getta nella metà campo dell'Amburgo, galvanizzato dall'incitamento della folla, cerca addirittura il 3-0. Ecco Straka che toglie una palla a Hieronymus, servito Weir al centro per Black Simpson ed è gol splendido, splendido il gol di Simpson. Osservate, è stato molto bravo Straka. Credo che sia annullato, Fabio, credo che sia annullato perché per un fuorigioco che non capisco perché. Sarà interessante rivedere il replay. Simpson aveva cercato, chiesto l'1-2, il triangolo, gli era stata restituita magnificamente la palla e aveva realizzato. Purtroppo la regia scozzese è un po' avara e non ci mostra l'occasione del gol, non regalano niente. E intanto Schroeder recupera un pallone dando indietro al proprio portiere Stein, molto impegnato questa sera. Il lancio in avanti di Hieronymus fermato da un intervento di McMaster che ha un pasticcio con McLeish, poi scambia con McKinney che è dato Strachan attaccato da Hansen. Se ne va Strachan, lancia in avanti verso Black che ha un controllo difettoso e Magat che serve sulla sinistra dove Hansen cerca di farsi luce ma sbaglia completamente l'appoggio. Ed ecco ora Bell che ripropone un tema per l'Aberdeen. Strachan per Simpson, cerca di far viaggiare Weir, recupera Hartwick, si inserisce Rolf, l'appoggio sulla destra per V. Meyer. Il tocco al centro per Magat, Groh, V. Meyer, l'appoggio laterale per Wuttke. Il pallonetto, il colpo di testa di McKinney, Strachan che apre per Simpson, lo scatto di Simpson, l'appoggio su Eric Black, avanza Black, davanti a sé Schroeder, lo salta, se ne va Black, fa partire cross, il colpo di testa di Jacobs, il tiro di Weir, la respinta, buco di Bell, palleggio, si impossessa ancora della palla Simpson, McGee, il cross e nessuno è pronto all'appuntamento. Questa sera sarà anche una serata non felice l'Amburgo, in condizioni fisiche precarie, però questo Aberdeen è effettivamente una grossa squadra. Avete visto i giocatori, soprattutto gli attaccanti, con quale facilità saltano gli avversari e mettono sempre in difficoltà le difese. Black, appena rientrato, avete visto, ha saltato proprio uomo, ha rimesso la palla al centro. Su questa palla, soprattutto una cosa importante è questa, sulle palle rimesse al centro ci sono sempre 3-4 giocatori come minimo a cercare di concludere l'azione, e questo diventa, soprattutto con un terreno come questa sera, con pioggia e vento, estremamente pericoloso per le difese poter respingere il pallone in maniera decente senza poter creare un subito istantaneo pericolo. In azione intanto Wuttke che cerca di andarsene sulla sinistra ma viene fermato da McKinney, ancora Wuttke, poi c'è l'entrata di Miller che spazza l'area mettendo in avanti, va a raccogliere la palla a Jacobs. Palla raccolta ora in difesa da Hieronymus che ha scambiato in avanti con Groh. E Wuttke che ha dato di tacco
al proprio compagno Schröder. Va ora sulla palla Wiemeyer, fa partire il cross, il colpo di testa di Simpson, poi quello di Weir e la palla che termina in fallo laterale. Tre minuti e mezzo al termine dell'incontro. C'è un fallo laterale per l'Amburgo, se ne incarica Rolf, mentre il pubblico del Petri Stadium è tutto in grande entusiasmo, pronto a scattare al fischio finale del signor Brummeier della Federazione Austriaca che dirige l'incontro. Primo piano anche per William Arti, 29 anni, mediano di spinta della formazione dell'Amburgo, mentre sentite il grido Aberdeen, Aberdeen. Intanto il portiere Leighton sta per rinviare. Il colpo di testa di Simpson, quello di Bell, Way, la finta, si inserisce McMaster. Black, 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 stupendo Black, l'anticipo su Schröder, ma grande Stein a parare questa azione del gioiello della Berlina. Avete visto con quale rapidità si era inserito nella difesa dell'Amburgo, che stava un po' preso in contropiede da questa palla tagliata che doveva ricevere McGee, ma la palla era troppo lunga, Black aveva intuito l'azione, era sopraggiunto, però è stato molto bravo Stein a chiudergli lo specchio della porta e obbligarlo a cercare un dribbling impossibile. Ecco Strachan che si appresta a rimettere la palla in gioco. E sentite i cori di gioia degli scozzesi mentre McGee e McKinney attendono il fischio finale del signor Brummeier. Ecco, ormai gli scozzesi sembrano aver smesso di giocare, attendono, manca un minuto e mezzo. Guardate il signor Ferguson, che è il terzo da destra, come sta aspettando termine dell'incontro. Intanto Black ancora va al tiro e minaccia pericolosamente la porta di Stein. Grande prestazione di Eric Black, entrato nella seconda parte della partita. Osservate, giunge la palla immediato al suo tiro, osserva la posizione del portiere, calcia violentemente ed è bravissimo Stein a respingere, perché la palla aveva colpito per terra prima il terreno e quindi era difettoso e difficile per lui poter respingere una palla del genere. Weir tocca all'indietro per McMaster, che salta bene Wiemeyer, fa partire il cross ed ecco ancora l'inserimento di Mark McGee, attaccato da Groh. L'appoggio sulla destra per Strachan, che tenta il cross ed è Jacobs che toglie la palla dai piedi di Black, che vedete scossolata, era pronta a mettere dentro, cerca il gol a tutti i costi, vuole firmare così il suo rientro dopo. Ecco McGee che riceve la palla, rallenta, davanti a lui Groh, arriva Strachan che finta un attimo il primo tiro e poi lo crossa, e Hieronymus che rimette sopra la traversa. C'erano ben due giocatori Black, avete visto con le braccia alzate, che protestava della fortuna. Ancora un colpo di testa da parte di Jacobs, un intervento di Simpson, quello di Miller che dà indietro a Leighton. Il tempo sul mio cronometro è scaduto, chiederei però alla regia qualche istante al termine dell'incontro per mostrare la consegna della coppa. Ecco intanto il signore Brummeier che fischia la fine dell'incontro. L'Aberdeen vince la Supercoppa Europea e scrive il suo nome nell'albo d'oro firmato da squadre dei nomi prestigiosi. Intanto vi ricordo che l'Aberdeen ha battuto l'Amburgo 2-0. Darei la parola velocemente alla pubblicità per poi ritornare sulle immagini e vedere la consegna della Coppa. Proprio la regia stacca mentre il capitano Willie Miller solleva il piatto d'oro che sancisce la vittoria nella Supercoppa Europea. È la sfida tra i campioni d'Europa in carica, che sono i tedeschi dell'Amburgo, che quest'anno però non difenderanno neppure il titolo perché sono già andati fuori al secondo turno eliminati dalla Dinamo di Bucarest. La sfida, dicevo, tra i campioni d'Europa in carica e i vincitori della Coppa delle Coppe, che sono gli scozzesi dell'Aberdeen.
Gli scozzesi d'Aberdeen stasera in maglia bianca per dovere di ospitalità, di solito invece giocano in maglia rossa proprio come la maglia dell'Amburgo, stanno ora festeggiando questa vittoria che è maturata grazie ai gol di Simpson al primo minuto della ripresa e di McGee al 19° della ripresa. Una grande partita dell'Aberdeen giocata a grande ritmo su un terreno micidiale con una pioggia scrosciante e una delusione da parte dell'Amburgo. Sinteticamente Cappello, a te il compito di chiudere su queste immagini e poi passiamo la parola alla nostra annunciatrice. Direi che ha vinto la squadra che ha meritato di più in tutti e due gli incontri, anche ad Amburgo l'Aberdeen aveva fatto vedere tutte le proprie qualità, le proprie capacità, questa sera le ha riconfermate, l'Amburgo non è in buone condizioni ed è stato meritatamente sconfitto. E su queste immagini della vittoriosa partita dell'Aberdeen, che ora applaudono sportivamente gli avversari, il pubblico scozzese in visibilio, si conclude la telecronaca della partita di ritorno della Supercoppa europea. La squadra scozzese dell'Aberdeen scrive il suo nome dopo quello dell'Aston Villa, diventa una grossa realtà del calcio europeo e bisognerà fare attenzione contro questi scozzesi in Coppa delle Coppe nei quarti di finale. L'Aberdeen dunque vince 2-0 contro l'Amburgo. Vi ringraziamo di averci seguito. Buonanotte a tutti da Luigi Colombo e Fabio Capello.